Con il diacono Nicolella torna la Madonna, ma torna anche il crocifisso che era stato regalato da questo giovane alla sua chiesa. Beh, per noi è stata una grande gioia. Come dicevo prima, non è tanto il valore venale dell'oggetto, ma quello che rappresenta, ma soprattutto è lo spirito che ha indotto questo giovane a regalare questo piccolo crocifisso Gesù. Lui è uno dei ministranti della nostra parrocchia, quindi ci siamo rimasti tutti un po' male. Però, dato il valore del venale, subito il nostro sospetto è andato a qualche persona disagiata, quindi non abbiamo mai pensato a un furto su commissione, ma veramente in una chiesa si può rubare di più. Invece, e poi i nostri sospetti si sono rivelati giusti, e poi grazie all'intervento dei carabinieri che è stato recuperato questo crocifisso che ritornerà sull'altare. E oggi veramente mi ha colpito l'atteggiamento, chiamiamolo ladro, che si è messo a piangere, ha mostrato segni di pentimento, anche perché è una persona che conosco. Quindi, speriamo che non ripeta più questo gesto. Persona che frequenta questa chiesa? No, non frequenta la nostra chiesa, mi ha assistito dalla Caritas diocesana perché vive una situazione di disagio. Non lo so che cosa l'abbia spinto, mi ha detto che non viene accettato, e questo è forse un po' fuori colpa nostra che non siamo abbastanza aperti a queste situazioni, però ha dimostrato tutto il suo pentimento e ha detto che non lo farà più. Un episodio che ci deve interrogare, perché ci stanno queste persone in queste situazioni, e soprattutto ci deve stimolare a fare di più per queste persone.